Questo speciale è stato realizzato da conduttori non iscritti all'Ordine dei giornalisti. Primo ottobre 2015 ci troviamo a Pergola, alla chiesa di Santa Maria di Piazza, per un convegno che sta per partire grazie alla FITA, alla CIA, al Comune di Pergola e alla Camera di Commercio di Pesaro Urbino. Naturalmente qua a Pergola a brevissimo partirà appunto la 20ª mostra fiera del tartufo bianco pregiato di Pergola, e quindi oggi naturalmente si parla di tartufi. Tartufi e tartuficoltura, un'opportunità di sviluppo nelle aree montane. L'intervento del direttore Santi è stato particolare, dicendo che non è la prima volta che la CIA tratta un argomento importante come la tartuficoltura. Qualcosa ti sembra semplice, scontato, ma assolutamente non lo è, soprattutto una grande opportunità per le zone montane. Assolutamente sì, noi crediamo in questo comparto, crediamo che questo comparto può dare reali e concrete possibilità di sviluppo ai territori dell'entroterra, ma soprattutto può dare la possibilità di un avvenire a chi si vuole insediare in agricoltura in queste aree. Per cui ogni anno, o in occasione di una festa nazionale del tartufo, di una fiera nazionale, o in altre occasioni, vogliamo tramite voi e tramite i giornali, ma anche tramite la partecipazione degli agricoltori, portare alla luce questa importante cultura che anche adesso, grazie al PSR, può avere degli sviluppi importanti nelle nostre aree. Ecco, il sindaco Baldelli ha portato una parola chiave, che è quella della sinergia, del fare gruppo, del fare squadra tra le istituzioni e le associazioni di categoria. Assolutamente indispensabile questo. Noi abbiamo bisogno in modo particolare delle istituzioni locali, ma soprattutto delle istituzioni regionali, ma le istituzioni locali possono farci da supporto rispetto a uno sviluppo sostenibile, compatibile, che permetta di vivere in modo, come dire, dignitoso in aree svantaggiate come queste dell'entroterra, e fare sinergia vuol dire mettere insieme tutte le forze per dare opportunità a chi in queste aree vuole continuare a vivere. Anche oggi un altro convegno dove cerchiamo di far capire ai nostri agricoltori che ci sono diverse opportunità da poter intraprendere per non spopolare le aree interne. Stiamo lavorando e cercando di insegnare oppure formare, quelle che possono essere le opportunità e le cose che servono alle aree interne. Quindi cerchiamo di creare con loro, che si sono appena insediati in regione, la nuova giunta, un PSR adatto per le aree interne, per fare in modo, come ripeto per la seconda volta, che queste aree non vengano spopolate, perché sono la ricchezza e sono il futuro. Siamo in compagnia di uno dei tecnici di questo convegno, Fabrizio Cerasoli, che ha un po' illustrato questo PSR 2014-2020, che ha in sé delle novità, soprattutto due parole d'ordine: semplificazione e digitalizzazione. Certo, è la nostra missione di questa nuova programmazione, dove a fianco di tante misure, sono più di 40 previste nel PSR, vogliamo accompagnare una semplificazione per gli agricoltori, insomma, e per tutti i possibili beneficiari, semplificando al massimo, dematerializzando le domande, informatizzando al massimo quello che è possibile informatizzare, in modo da raggiungere questa missione sulla semplificazione. Ecco, si parla di un PSR di oltre 1200 pagine, complesse, non semplici, sempre da capire, ma ci sono appunto degli organi sempre pronti ad illustrare, a formare, ad informare. Certo, e il PSR è complesso perché ci sono tante misure, dicevamo, ci sono più di 40 misure che intervengono non solo nel settore agricolo, ma in tutto lo sviluppo delle aree interne e delle aree rurali, quindi una complessità notevole. E ovviamente deve essere articolato, perché sono gli uffici della Commissione europea che richiedono una certa articolazione e precisione nella compilazione, e quindi ci siamo dovuti adeguare anche a questo. Abbiamo una struttura, l'autorità di gestione, che segue pedissequamente tutti gli iter con le aperture dei bandi, a breve usciranno alcuni bandi,
prossimo semestre nel 2016 usciranno gli altri bandi legati alle misure superficie, quindi stiamo lavorando. Siamo in compagnia di un altro tecnico di questo convegno, Gianluigi Gregori, che nella sua illustrazione all'Assemblea ha parlato della tartuficoltura come un sistema complesso al pari, per esempio, di un frutteto. Direi di sì, proprio nell'accezione del termine, dire tartuficoltura vuol dire coltivazione. Allora, molto spesso dobbiamo sottolineare fortemente questo aspetto, perché se parliamo di viticoltura, olivicoltura, frutticoltura, la gente capisce che il sistema è complesso, che occorre, scherzando dico, sangue, sudore e lacrime, c'è un grande impegno finanziario, tecnico, e magari qualche errore si fa. Se invece parliamo di tartufi, c'è l'inveterata credenza che basta mettere giù una roverella, poi andarsene, magari ritornare quando questa è fruttificata. Non è così, l'impianto va gestito. E soprattutto ogni territorio può essere adatto o meno a determinati tipi di tartufo diverso. Esatto, dobbiamo abbandonare il campo e l'idea che magari, siccome in una certa zona c'è il tartufo spontaneo, il mio campo, cioè quella particella, quel preciso sito, sia idoneo alla tartuficoltura. Dobbiamo verificarlo. È chiaro, essendo in una zona largamente vocata, avrò più probabilità di altri che sono in zone non vocate per la tartuficoltura in senso generale o la raccolta spontanea, ma devo verificarlo, e ci sono oggi gli strumenti per verificarlo, a partire dall'analisi del suolo, che devono essere fatto però con un criterio di rappresentatività, cioè non si può pensare di prendere un campione in quel metro quadro e riferire quel metro quadro a tutti i 10.000 metri quadri di un ettaro, ma bisogna prenderne diverse in funzione di quello che è la possibilità di avere l'idoneità, non solo, ma addirittura stringiamo al punto che quando si prende un campione, diciamo, deve darti quello successivo informazioni che il precedente non ti ha dato, e in questo modo che costruisci le misure, i dati che poi ti supporteranno nella scelta del sì e del no inizialmente, poi anche di come eseguire le cure culturali. Ecco, ne approfittiamo di avere insieme a noi un tecnico per dire come sarà il tartufo di questo autunno, di questo inverno. Ma allora io mi riferisco al panorama italiano, essendo il centro sperimentale di tartuficoltura in contatto un po' con tutta la nazione. Purtroppo noi delle Marche non avremo una grande stagione, anche se in alcune località, e magari mi auguro che Pergamo sia una di queste, magari ecco, il micelio ha perseverato, però la siccità è stata tanta, mentre in altre zone, vedi la Toscana, San Miniato, San Giovanni d'Asso, sembra già godere di una buona produzione. Ha cominciato il suo intervento dicendo grazie alla CIA, che è presente nei momenti positivi e belli come questi, ma anche nei momenti un po' più negativi, magari come esempio l'IMU sui terreni agricoli. Sì, una grande collaborazione con le associazioni di categoria del territorio, in modo particolare anche con la Confederazione Italiana degli Agricoltori, con cui celebriamo momenti belli come la 20ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, ma con la quale abbiamo combattuto insieme, ci si è affiancata nel ricorso che abbiamo presentato contro la volontà governativa di tassare anche i terreni agricoli con l'IMU. Un vero e proprio scandalo che però da un episodio negativo, che è quella della tassa imposta agli agricoltori, ha avuto un risvolto positivo, perché il nostro ricorso ha fatto sì che il governo tornasse indietro e sui territori montani questa IMU non si paga più. Ovviamente il problema rimane, perché ora la nostra battaglia è per non far pagare agli agricoltori l'IMU sui terreni posizionati in comuni semimontani, quindi la battaglia continua affiancando ancora una volta la CEA. E sempre dalle parole del sindaco è partita anche la proposta di una strada del tartufo. Quest'anno poniamo un altro tema, quello della collaborazione, che la regione Marche, grazie alla provincia di Pesaro, si identifichi come il territorio del Gran Cru del tartufo, ossia quel territorio dove viene cavato il miglior tartufo o uno dei migliori tartufi italiani. Allora creiamo la strada del tartufo pregiato delle Marche come elemento identitario, ma anche come elemento di spinta all'economia della nostra regione e del nostro territorio. Thank you.
una giornata importante anche per la vostra associazione, perché la tartuficoltura non è un qualcosa di nicchia o un qualcosa di semplice, ma anche il grande pubblico di questa sera fa capire che c'è tanto interesse. Allora, c'è interesse, sicuramente bisogna dire che la tartuficoltura è un'attività agricola tra le più difficili, perché i fattori sono tanti, non è facile come seminare il grano o altre colture che magari si arriva con facilità, però questo entusiasmo a noi fa piacere, perché sono anni che in regione battiamo per avere dei contributi dal PSR, perché la tartuficoltura è un'attività agricola, quindi ci fa piacere che a Pergola si sia parlato di tartuficoltura. Come succede nelle migliori famiglie, come vedete alle mie spalle, alla conclusione di questo convegno, naturalmente qualcosa da mettere sotto i denti ci stava, e concludiamo quindi anche noi questo speciale, dove abbiamo scoperto tante cose nuove su una cosa magari che ci sembra semplice o scontata quando la troviamo sul piatto, ma dietro la tartuficoltura c'è un grandissimo lavoro, e speriamo che una giornata come quella di oggi, grazie alla CIA, grazie alla FITA, grazie al Comune di Pergola e grazie alla Camera di Commercio di Pesaro Urbino, porti frutto a tutti gli operatori del settore. Questo speciale è stato realizzato da conduttori non iscritti all'Ordine dei giornalisti.